Tutti i protagonisti della sfida referendaria all'ultimo voto, armati di voli aerei, puntano adesso a conquistare i 4 milioni di italiani che vivono all'estero, anche se fossero solo gli 800.000 del referendum sulle trivelle. Oggi chi vota da un paese straniero, grazie alla legge Tremaglia, lo può fare per corrispondenza, anche se non è iscritto all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero. L'importante è soggiornare lì per un periodo superiore a 3 mesi. Così, per provare a convincere gli elettori più lontani, il ministro Maria Elena Boschi ha fatto le valigie ed è volata in Sud America, spiegando perché sia giusto votare sì al quesito referendario. Un viaggio di 5 giorni e 40.000 chilometri passando per Brasile, Argentina e Uruguay. Ma c'è chi per la sua campagna elettorale ha raggiunto posti ancora più esotici. Sono stato anche da poco in Mongolia. Ci sono circa 40 italiani, anche lì un avatar mi hanno riconosciuto e mi hanno detto che loro, che se vanno a votare, loro votano no. Alla data del voto mancano 44 giorni e se il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio annuncia un tour mondiale per convincere gli italiani all'estero a votare no, Matteo Renzi va alla Casa Bianca e convince Obama che il sì al referendum aiuterà l'Italia. C'è chi però, se fosse andato a Washington, avrebbe fatto diversamente. Ma lei a Obama che cosa gli direbbe? Gli direi, caro presidente Obama, questa cosa non si può fare. Però glielo direbbe in inglese, quindi diciamoglielo prima in inglese e poi lo traduciamo in abruzzese. Sì, dice we can no. E allora io gli direi in abruzzese, presidente, dico, te lo dico pure all'amica, è una cosa che non si può fare, insomma. E lui sicuramente capirà.